sempre avuto dei discreti, dei buoni corridori, da partire da Post, da Janssen, che è stato campione del mondo, Rush, e Kretemann. Mi ricordo quando mi ha battuto al mondiale per pochi 3-4 centimetri. Mi ricordo di Rush, di Lüberding. Avevo conosciuto anche Post, ma non ho mai corso con Peter Post, che era stato il re delle sei giorni. Lui era il direttore della sei giorni di Rotterdam quando io ho vinto. Fedor Den Hartog, che lui, il mio sponsor, l'aveva portato giù nella squadra nel 72, e poi abbiamo corso anche le Olimpiadi assieme, proprio quando ha vinto Kuiper, che la prima volta che ha conosciuto Kuiper è stata alle Olimpiadi di Monaco, dove lui ha vinto la medaglia d'oro. Io ero nella fuga finale, poi ho bucato nell'ultimo chilometro, non ho fatto neanche la volata perché sono arrivato con la gomma sgonfia e non si poteva fare la volata. E dopo qui in Italia ha corso parecchio tempo nelle squadre italiane Van de Velde, che io ho corso spesso assieme. Anche l'anno che io ho vinto il Giro, lui andò in fuga con Fignon nella tappa delle Dolomiti, e è stato l'unico che è riuscito a stare a ruota di Laurent Fignon, che attaccò sul Giro della Sella Ronda, dei passi. E mi portò via la maglia, poi io due giorni dopo l'ho ripresa nella cronometro di Verona. Adesso, in questo momento, sì, c'è qualche corridore, ma non sono proprio di prima categoria, diciamo. Ma il favorito d'obbligo è Nibali, perché ha già vinto il Giro, ha puntato tutta la sua stagione sul Giro d'Italia e dovrebbe arrivare nella miglior condizione, però non è detto che sia così. La prima volta che ho corso in Olanda è stato nel 73, ma solo di passaggio, col Giro d'Italia che partì in quell'anno a Verviers, e abbiamo fatto 5 tappe all'estero: Belgio, passaggio in Olanda, arrivo in Germania, Lussemburgo, Francia, Svizzera, e siamo rientrati in Italia dal tunnel del Monte Bianco, in gara, nel tunnel proprio. Poi la prima tappa in Italia arrivava a Aosta, e questa è stata la prima volta che abbiamo corso un anno. Poi venivamo sempre per l'Amstel Gold Race, che era questa classica,
che chiudeva ai tempi nostri le classiche, perché la Liegi-Bastogliesi era prima, poi il calendario è stato cambiato, e era una gara dove ho sempre fatto bene, ho fatto diversi piazzamenti, non ho mai vinto. Lì veramente c'è stato anche un anno che ero in fuga con Ras e poi lui se n'è andato dietro una macchina con la telecamera. E io mi ero lamentato poi con gli organizzatori perché non è possibile, insomma, che succedevano queste cose. Sono stati proprio protagonisti gli olandesi nella tappa del Gavia dell'88, quando Amstin vinse il giro e Broeking vinse la tappa a Bormio, però doveva vincerla Van de Velde perché era da solo in salita, sull'ultima salita aveva 1,5 minuti di vantaggio, poi è stato bloccato praticamente dalla neve e ha perso 40 minuti in discesa. Nel gennaio 84 a Città del Messico ha fatto il record dell'ora 51-151, che è stata la prima volta che un corridore ha passato i 50 all'ora. È stato certamente un cambiamento importante per quello che è stata la storia del nostro sport. E proprio in quell'anno abbiamo deciso, già facevamo il vino noi come azienda agricola Moser, e abbiamo deciso di dare il nome allo spumante 51-151 che ancora oggi produciamo, insomma.